Benvenuti e benvenute in questo video, carissimi amici e amiche. In questo video io proverò a fare un consulto per una cara iscritta che vive una situazione di stallo per quanto riguarda i sentimenti, cioè sta sempre con lo stesso uomo, non è innamorata di nessun altro, però non è più tanto soddisfatta del suo rapporto sentimentale. E per quanto riguarda il lavoro, lei avrebbe un lavoro che le piace tanto, ma non le consente un introito economico necessario, insomma, a vivere decorosamente. Per cui lei è in procinto di fare per l'appunto un concorso, quindi per dare una svolta alla situazione lavorativa. Allora, per lei ho deciso di usare i tarocchi Rider-Waite, che sono i miei preferiti, anche se fino adesso voi avete visto i tarocchi di Marsiglia. E per lei voglio fare una combinazione che si chiama Sentiero del Futuro. Quindi io, dopo aver mescolato adeguatamente le carte, ne metterò 7 sul mio piano di lavoro. Allora, le 7 posso anche prenderle non una dietro l'altra, 1, 2, 3, 4. Non so cosa si vedrà, ho avuto dei problemi con le inquadrature purtroppo. Allora, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ho provato prima a filmare con la videocamera e non riuscivo, io non sono pratica di filmati con i tarocchi, come vedete, quindi. E vabbè, comunque. Poi ho provato col cellulare, adesso col tablet, sperando che non si interrompa il consulto e sperando di non dover poi dividerlo in due parti. Allora, intanto vi raccomando, per quanto riguarda i tarocchi Rider-Waite, questo bellissimo libro che ho mostrato già in un video. Ecco, il sentiero del futuro. Dunque, la prima carta rappresenta il passato remoto, cioè ci dà indicazioni sulle relazioni e gli avvenimenti che si sono verificati da un certo tempo cioè su questi avvenimenti, poi si sono modellate le situazioni che lei vive adesso. Il giudizio, quindi. Lei in passato si è sentita purtroppo sotto giudizio, quindi ha dovuto affrontare l'opinione su di lei di tante persone. Ecco, il giudizio 2. Vicende da poco superate, quindi l'imperatore, una figura è molto forte, molto decisa, che ha fatto parte della sua vita, può essere il padre, può essere il marito, può essere il compagno, quindi qualcuno che ha influenzato la sua vita. Poi, 3, 3. La carta in posizione 3 si riferisce al momento presente, quindi a quello che lei sta vivendo. Allora, intanto vi mostro le due carte perché non so se sono, se sono state inquadrate in modo adeguato, purtroppo è così, guardate, ecco, quindi la giustizia. Ecco, tra l'altro sono bellissime, quindi ve le mostro anche per questo. Quindi dicevo, quindi la giustizia, la terza carta, che è il suo momento attuale ed è il suo comportamento rispetto alla situazione, è il suo comportamento rispetto alla situazione che lei sta vivendo. E quindi i suoi desideri, gli atteggiamenti, quindi più evidenti della mia amica, vengono segnalati proprio da questa posizione. E quindi possiamo capire quali sono le motivazioni che muovono la mia amica ad agire adesso. Quindi lei agisce in nome della giustizia, quindi ritiene di dover avere giustizia nel campo sentimentale e in quello lavorativo. Questo l'avevo già capito, comunque i tarocchi sono anche una conferma. Scusate la luce non adeguata, ripeto, io sono una ritualista. È più che una cartomante, però infatti non, di solito non accetto, insomma, di fare i tarocchi di frequente, però me lo stanno chiedendo in tante e mi hanno detto che poi tutto quello che io dico, cioè che i tarocchi dicono, si verifica, quindi vogliono sapere. Allora, andiamo in quarta posizione, che ci chiarisce gli ostacoli attuali, cioè i problemi del presente della mia amica che bloccano quindi la situazione. E
Oppure i pericoli che già ci sono e che lei magari ignora, ecco la carta, quindi del matto. E se la carta quindi ha un valore positivo, non vi sono ostacoli, ma può essere che qualcosa sta deviando la mia amica da quello che le vuole. Quindi la bizzarria del caso, ecco, quindi The Fool non tanto una persona che glielo impedisce, ma potrebbe anche essere una persona così, non voglio dire un po' fuori di testa, ma una persona, insomma, particolare o una persona bizzarra o la bizzarria del caso che le impedisce quindi di raggiungere le sue mete. Poi, la quinta carta, ai ai ai, qua abbiamo il diavolo, è la carta delle influenze esterne, quindi della situazione ambientale riferita al presente. E quindi inganni, diciamo, tradimenti, maldicenze, malvagità, ecco, che lei deve affrontare nell'ambiente esterno. E purtroppo, e quindi sono le terze persone che hanno a che fare con l'oggetto delle domande che lei mi ha posto. Quindi il diavolo ci mette lo zampino, insomma, ecco questo. E dovrà guardarsi molto le spalle. La sesta carta è l'evoluzione futura. Sono curiosissima anch'io. E là è buona, cara amica, è buona, è buona. E quindi il mondo, la piega che prenderanno gli eventi. E quindi se lei si mantiene convinta in quello che vuole ottenere, possiamo già capire che praticamente gli eventi del suo futuro prossimo prenderanno una piega positiva. Infine, la carta 7, vediamo, andiamo a svelarla, sperando di non chiudere la ripresa. Vabbè, purtroppo, insomma, anch'io constato, insomma, questa carta qui si riferisce al futuro e purtroppo annuncia l'esito della questione e permette di capire come si chiude. Quindi, alla fine vuol dire che probabilmente. Guardate, io per questo non faccio i tarocchi, perché mi dispiace vedere quando poi l'esito è negativo e comunicarlo. E quindi praticamente vuol dire che, insomma, tutto quello che lei sta facendo probabilmente non sortirà un ottimo effetto. Quindi io non so se lo manderò o meno questo video, perché chiederò prima a lei, le dirò, insomma, qual è il responso. E quindi praticamente, per quanto riguarda il lavoro che le vuole, qui non c'è un esito, non vedo un esito positivo, e neanche per l'altra situazione, insomma. Quindi io ve l'ho detto. È per questo che non faccio i tarocchi, è per questo che non li faccio, poi purtroppo però, cioè, tutto quello che dico sia vero, ecco, è questo, cioè che dico, che vedo. E quindi questa carta finale non è assolutamente positiva e indica che non otterrà quello che desidera. Va bene, comunque i tarocchi hanno una durata che varia dai 2 ai 4 mesi, qualcuno dice 6, io invece penso dai 2 ai 4 mesi, e non è bene rifarli ponendo le stesse questioni, non è bene rifarli. Allora, dunque, purtroppo, insomma, questo è l'esito. E una mia cara amica, una bravissima cartomante, Meli, andate a guardare l'oracolo lunare di Rigel, mi ha detto: guarda, che noi siamo solo messaggere. Quindi, cioè, io ritengo insomma, che non devi dispiacerti se il responso è quello che è. Ecco, lei mi ha detto così: noi siamo solo messaggeri, non è che glielo dici tu, questa è un'indicazione che loro hanno, e quindi che loro hanno tramite te, e quindi niente, quindi va bene. Quindi io vi saluto, sapete che preferisco i rituali, perché con i rituali cerco di attrarre quello che voglio e ci riesco. E quindi pensate che per me stessa io i tarocchi non li faccio mai. Ho chiesto alla cara Meli una volta di farli e lei ci ha preso in pieno, quindi mi ha detto delle cose sul lavoro che poi si sono puntualmente verificate. E quindi è difficile che io chieda agli altri di farmeli. E io stessa mi sento troppo coinvolta se li faccio per me. Però ecco, secondo me cioè, i tarocchi sono messaggeri di verità assoluta. Ecco. Vi saluto e non so se inquadrarmi o meno, oggi ho un aspetto orribile, sono anche senza make-up, va bene, vi saluto perché non posso fare a meno di salutarvi, sono senza make-up. E niente, mi piace salutarvi sempre comunque, quindi.
Quindi ciao a tutti, ciao a tutti e a presto con un altro video. Ecco, vedete, le riprese sono state insomma un po' problematiche perché non sono pratiche, però insomma alla fine il responso è questo, queste sono le 7 carte. Magari posso approfittarne anche, non vi lascerei mai, approfittarne per farvi vedere il libro da cui per l'appunto ho tratto. Insomma, io sono una studiosa, come sapete, devo fare tutto dopo aver preso, dopo aver studiato e preso visione da qualche parte. Vedete il sentiero del... Ah no, questo è quello del passato, no? L'ho preso qui, vedete il sentiero del futuro, c'è anche quello del passato, eh? Comunque io ho fatto il sentiero del futuro, vedete le 7 carte, il sentiero del futuro, vedete le cose che vi ho detto, corrispondono. E si raccomanda di farlo proprio con i Rider-Waite, come ho fatto io. Esiste anche il sentiero del passato da fare in quest'altra maniera, ho visto che però in questo caso io ho effettuato il sentiero del futuro. Bene, vi saluto e a presto, magari vi faccio vedere qualche scenario un po' più carino di questi tarocchi che non sono stati molto molto positivi, quindi concludiamo così, ci lasciamo così, è meglio.